Signori, bentornati in un nuovo episodio di Layers of Fear. Perdonatemi se negli episodi precedenti magari ci sono scene che parlo piano. In realtà sembra che parlo piano, semplicemente sono lontano dal microfono. E me ne sono accorto dopo un episodio. Questo sapete perché? Perché sono un mio cretino. C'è solo questa spiegazione. Comunque, qui ho visto che c'è una borraccia. Purtroppo non ho registrato il dialogo, vabbè, ma comunque in breve era la borraccia, la fiasca dove bevevo, dove mi ubriacavo a merda mentre dipingevo cazzate. Nell'episodio precedente abbiamo avuto diverse teorie, diciamo. Il fatto che abbiamo trovato quel documento che parla di una nota scritta da noi ai dottori, che mandavamo diverse email dicendo dei trapianti di pelle, ci incazzavamo perché non avevamo ottenuto i giusti risultati per i trapianti di pelle di nostra moglie. E tutte queste varie cose, calcolando l'incendio che c'era lì in camera, la stanza da letto che bruciava, io che ho trovato questa cosa dicendo avevo travasato benzina in passato, quindi sapevo come funzionava, e quindi tutti questi vari riferimenti al fuoco, possiamo presupporre che nostra moglie sia bruciata e non sappiamo se è stato un incidente o siamo stati noi. Fatto sta che noi siamo dei pazzi scatenati. Detto questo, io direi di andare avanti. Qua c'è un fogliettino, non riesco a vederti in questo stato. Ah, ok, questo qui l'avevamo già letto nell'episodio precedente. Qua, questa stanza qui è anche un po' una safe room, chiamiamola così, dove abbiamo tutto quello che prendiamo. Abbiamo l'album che contiene tutte le foto che raccogliamo in giro, qua alcuni documenti. Questa nota l'avevamo già letto, ma ce l'ha spostata qui. E qua gli oggetti base per dipingere. Io direi di poter andare avanti. Dovrebbe essere un horror psicologico, e lo è. Fatto sta che è abbastanza spaventoso, anche a livello di jumpscare e roba così. Per adesso non abbiamo visto nessun demone bastardo, non sappiamo manco se ci sia. Però capitano queste cose che veramente ti fanno cagare addosso. Uno, perché veramente i suoni del gioco sono fatti da Dio. Veramente c'ha un audio pazzesco questo gioco. Io spero semplicemente che il volume del gioco non sia troppo alto. Infatti direi di fermarmi e provo un pochino a vedere come vanno le cose. Ok, perfetto, l'audio dovrebbe sentirsi bene. Un'ultima cosa che vi dico è che io ho un mal di gola incredibile. Quindi non so, insomma, fino a che punto posso sussurrare. Comunque, ma insomma, solo giusto per dirvelo. Mamma mia, qua è inquietantissimo. Ma guardate qui che c'è una porta barrata piene di catene. Sta cosa mi ricorda, onestamente, penso sia palesemente copiato da Silent Hill. Non mi ricordo quale Silent Hill, ma c'era un Silent Hill, forse il 4 se non ricordo male. C'era un Silent Hill dove tu eri chiuso nel tuo appartamento con una porta chiusa così, con mille catenacci, catene, robe varie. Vabbè, l'ispirazione da Silent Hill ci sta, è un mega horror, penso uno degli horror che ha scritto la storia dell'horror. Ci hanno fatto film, tutto su Silent Hill, dovrebbe uscire il remake, non vedo l'ora, vorrei giocarlo tanto quello. Nel frattempo, aprendo queste cose, troviamo scarpe, varie cose, ma il nostro personaggio non si può abbassare, guardate qua. Madonna. Mamma mia, raga, veramente, voi non potete immaginare, io registro da solo, ho le cuffie al massimo. Questa nota parla di un ragazzo che si sveglia in una grotta, trova un misterioso appunto e una pistola. Poi viaggia per vari posti, foreste, campi, fiumi, alla fine si ferma in una piccola baracca, dove scopre che tutto ciò non è stato altro che un prodotto del suo subconscio, dato da un traumatico ricordo d'infanzia. Uccise l'uomo che aveva assassinato suo padre. Questo quindi è il ricordo d'infanzia, con il suo subconscio, non lo so. Nel mondo reale aveva biascicato in un manicomio per tutto il tempo, capito? Il colpo di scena è una sorta di espediente, ma credo che funzioni. Potreste farmi una bozza, ti sei interessato? Ti manderò immediatamente i dettagli, sinceramente. Ah, questo è come delle note, mandato da questo Thomas Caldwell,
Magari a noi mandavano queste note con delle storie e io su quello che mi raccontavano loro ne traevo poi un ritratto, un quadro. E quindi non è che... Cioè, io le... Porca puttana, comunque. Io onestamente sospetto che questo gioco può diventare veramente pesante, raga, a livello di horror, eh? Mi sa che l'abbiamo sottovalutato. Questa porta si è chiusa. L'ho sottovalutato. Magari qualcuno di voi lo conosce, sa già cosa mi aspetta, ma io... Oh. Imitatori, perseguitanti, toc toc toc. Non li lascerò entrare lasciandoli. Lasciano solo i vestiti. Cazzo, sui testimoni di Geova. Assurdo. Libreria. È tutto molto inquietante. Certo, l'horror psicologico sta sul fatto che, vedi, è quadri, tutto che è una cosa, penso che sia nella mente del nostro personaggio. Dubito che molte di queste cose accadano realmente. Anche il fatto che cambia la ca... Tipo? Ok. E poi per adesso la cosa che mi preoccupa, che mi dà ansia, è che abbiamo visto, sì, comunque è ricomparsa la porta, ma io andrei avanti, non vorrei che mi scompare questo punto, non so ormai com'è il gioco, sai, tutto a caso. Però comunque pianoforti, rumori, finestre, cose che ci hanno fatto cagarellare, almeno a me, non so sull'invidio quanto l'audio sia forte, io vi consiglio comunque di guardare questi video con le cuffie. Con le cuffie, raga, la cuffia è importantissima, perché ci sono suoni addirittura anche 3D che li sentite solo sulla destra, solo sulla sinistra. In questo modo vi aiutate molto, cioè comunque rende tutto più inquietante. Però ripeto, non abbiamo ancora visto comunque un essere vivente, cioè una persona, un qualcosa. Di vivono ancora qui. Ma dove cazzo si... Già solo i suoni sono inquietanti, raga. Raga. Che poi quel quadro sembra una ragazza. Oh, ma perché cambia? Codio! Porca puttana, raga! Perché mi cambia sempre tutto? Io ho i brividi con sto gioco, raga. Non saprei quale più horror. Giugno, non scordarlo. Perché è giugno? In questo momento io sto giocando pure a Elsid, che è stra horror. Guardate qui, è come se ci fosse ancora la sagoma di qualcuno che dormiva. Comunque la porta che si apre così è proprio da infame, eh. Cosa devo aspettarmi qui? Ormai ho i traumi. Immaginavo. Qua dove cazzo siamo? È fuori, qua è tipo una verandina. Oh. 15 settembre, altre note oggi, anche peggio di prima. La parte triste è che concordo con ogni parola. Certo che delle note che abbiamo letto, lui concorda, se l'ho scritto io sono ancora più malato di quel che pensavo. In qualche modo, non so come, siamo ritornati qui. Faccio un disegno. Qui è che se li devo leggere per trovare un indizio, li leggo tutti. Guarda qua, mamma mia. Credo che a questo libri non gliene mancavano. Vado di qui. Ah, queste sono parti della casa che non avevamo mai visto. Lì non ci vado manco se me la succano. Devo andarci, devo andarci. Devo andarci per forza. Minchia, vi giuro che per un attimo ho sentito il doppio passo e avevo paura a girarmi. Qua è calato il silenzio. Oh, godo. Sante bacio. Non mi piace. Non mi piace manco per il cazzo. Attenzione. Cos'è? Aria che suoni bruttissime. Addio.
questa nota, ma mi viene veramente male a leggerla con questo suono. Se devo essere sincero, non posso dire che la vostra lettera sia inaspettata. Diversi colleghi mi hanno informato del fatto che in precedenza avevate questo. Tanto potuto ciarlatano. Vabbè, dai, andiamo avanti. Porca puttana, raga, è sempre più inquietante sto gioco. Sto girando in tondo. What? Mamma mia, raga, veramente. No, ma sono ritornato. Attenzione, qua c'è un trabocchetto. Aspetta, è tipo un déjà vu, ma in qualche modo devo fare così. Devo prendere il telefono io. Ok. Quindi adesso ritorno indietro. Ci sto capendo un cazzo. L'incendio, vedete? What fire? Oh God. Is she? Which hospital? I'm on my way. E qua è chiaro, un incendio. Io non ero in casa. C'era mia moglie, direttamente una chiamata dall'ospedale. Sono corso subito in ospedale. Allora vedete che, nonostante io lo sospettavo dall'inizio, perché non lo so perché questi trapianti di pelle mi facevano pensare a quello, alla fine, madonna, ricordi irrequieti. Che ancora su sto gioco non si è vista una traccia di sangue, vedi, questo è vino. E per cui mancano quelle scene lì che ti fanno... Io, raga, vi giuro che non lo sapevo. So che sembra una coincidenza assurda. Vi giuro, io il gioco non lo conosco. Io lo sto facendo con voi. Per la mia prima volta. Raga, vi giuro, questo è troppo. Io non me l'aspettavo. Già questo gioco è stra horror. Ho i brividi per tutto il tempo che l'ho giocato senza bisogno di vedere persone o cose. Ma così diventa tutto più inquietante. Mamma mia, ma qua è tutto al contrario, guardate la porta. Ricordi malati, malatissimi aggiungerei. Oh, oddio, cazzeratti volanti. Orrori volanti, silenzio, svolazzano di continuo. Mangiando altri ratti. Cazzo, è un pipistrello mutante. Minchia, raga, ma veramente sto ancora pensando a quella roba lì. Ah, stavo accendendo la luce per... Allora, la forchetta conficcata sul tavolo è segno di forza. Vediamo se c'è qualche nota qui. Niente. Mamma mia, sei inquieto. Mamma mia, ragazzi, sto gioco è proprio potente. Oddio. Pure fatto bene. Che cazzo significa? Oh, 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 oh. Cazzo mi significa? Ragazzi, credete se vi dico che ho paura? Io ne ho giocati di horror. Ho giocato Visage, ho giocato gli Outlast, ho giocato tanti horror. Questo qui era quello che non mi sarei mai aspettato un effetto del genere. Il cervo mi preoccupa, che vanno su... Perché su sto gioco... Qualsiasi cosa diventa inquietante. Un cervo che ti si svolazza via per casa.
piatti che volano, vasi che si scaraventano contro il muro. Cioè, non ti puoi veramente fidare di nulla. Non è come magari in certi giochi, fin quando non vedi l'uomo lì con il coltello, non ti caghi. Qua pure una frase, vedi, la speranza uccide la mente. Quindi magari è riferita al fatto che speravo che mia moglie sopravvivesse a questo incendio, ma alla fine è morta. Penso. Sappiamo comunque il motivo per cui io mi sono chiuso in me stesso, ho iniziato a vedere il lato brutto della vita, diventando ormai con seri problemi psicologici. Non tutti riescono a superare il lutto. Di norma è una cosa normale superarlo dopo qualche anno. Mi sa che devo scendere a sto giro. Porca puttana. Anche dopo qualche anno si passa un lutto, ma non tutti hanno la forza di superarlo subito. Ed è il caso del nostro personaggio. Apri la cassa, dammi un'arma buildata bene. Caso in qualità di tuo legale, ti consiglio di astenerti dal compiere azioni imprudenti. In altre parole, ci scasserà minchia. E non fare niente di stupido. Abbiamo ancora una possibilità di vincere. Che tu ci creda o no, ho tirato fuori clienti da casini peggiori di questo. Solo cerca di non aggravare le cose. Tieni un profilo basso per un po' e lascia che mi appelli alla clemenza della corte. Quell'assistente sociale sicuramente ha un debole per te. Ma forse, vedi, possibilmente niente più apparizioni pubbliche di alcun tipo. Puoi ancora riottenere tua figlia. Qua, vabbè. Si inizia a capire, un marito in lutto, una momentanea perdita di ragione, un brore. E pensa, già l'avevo capito io dai primi episodi, raga, più o meno dove voleva andare a parare il gioco. Ed è palese che il nostro personaggio, non accettando questa situazione, diventando personaggio che viviamo adesso, quindi in testa di minchia, che scrive cose macabre, che non riesce più a fare il suo lavoro, che non vede più diciamo, il bicchiere mezzo pieno. È il bello della vita, ma vede soltanto bianco e nero, orrore. Ovunque gli assistenti sociali probabilmente mi hanno pure tolto mia figlia. E questo non ha fatto altro, ovviamente, che peggiorare lo stato mentale del nostro protagonista. E io in tutto questo c'ho tre quarti di merda nel culo. Io lo so che adesso mi giro e cambia qualcosa perché il gioco è così. Se il gioco sa fare queste cose, come sa fare comparire porte, mi auguro che sa fare comparire anche Godzilla dietro, no? Era un cazzo diretto. Mamma mia, comunque, raga, da dove siamo stati a ora è ancora più inquietante sto posto. Aspetta, lascialo così, questa si può aprire. Oddio. Cos'è? È una bambola. È una bambola. Chiudi qui che mi viene l'ansia. Si sa. Anzi, no, 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 no. Apri, apri, apri. Tu sei malato, buon uomo. Chiudi il cesso, si sa mai esce il diavolo. Galleggianti silenziosi instanano gli scarichi, pelliccia nell'acqua. Niente bagni per me. Aveva i ratti nella vasca? Oddio, che schifo, è pieno di ratti. Vabbè. Posso andare avanti senza morire? Mamma mia, proprio brutto. La casa, guardate raga, però. Questo magari non ci abbiamo fatto caso per bene, però com'è cambiata la casa. Abbiamo iniziato da una casa comunque semplicemente in una notte buia, fuori piove, però una casa bella, fondamentalmente. Guardate da come siamo partiti ad adesso, muri rotti, tubature così, già è molto più inquietante. Guardate, sedie coperte da vecchi teloni qua, vecchie cose. Non si può aprire un cazzo. Puoi andare solo dritto. Questa è la classica porta, stanza a 5.000 porte.
No, vabbè, ora qua, muro, Godzilla. Ecco, guardalo lì. Ecco. Però, mi aspettavo qualcosa di... Drogati meno, personaggio, drogati meno. Ma noi come cazzo ci chiamiamo? Mamma mia, raga, porca puttana, sei brutto però. Non possono farmi tutto quello che mi inquieta in un gioco. Siamo tipo in una cantina, vabbè, ma diciamo che cercare di memorizzare il luogo è un po' inutile perché la casa cambia forma, non abbiamo saputo dare nemmeno una forma alla casa. Perché saliamo sopra, scendiamo sotto, però se queste stanze magari messe in modo distorto esistono veramente, è una grandissima casa, c'è pure l'ascensore. Pianoforte prima è volato. Non so se fidarmi, ok. La canzone che suonava nostra moglie? Ci vuole fantasia per fare ste robe, raga. Devo andarmene? Cos'è sta cosa luminosa? Una candela. Me ne vado? Mamma mia, raga, non so ma cosa sto facendo giusto. Sentire il piano che continua a suonare da solo così. È chiuso, è chiuso. Io so già che questo rumore del pianoforte significa soltanto male. Non c'è più un cazzo qua dentro. Chissà qual è la realtà e qual è l'illusione. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Questo penso sia un altro pezzo fondamentale. L'osso, il sangue, la pelle. Ma che cazzo stavo facendo io, scusa? Non so se lo usavo per pitturare o creare qualcosa. Ha dato vita a qualcosa, può essere, usando magari il sangue, la pelle, le ossa magari di qualcuno abbiamo evocato. Qua ritorniamo nella stanza del disegno, molto più bastarda di prima. Questo episodio, raga, è stato veramente traumatico. Come sempre, noi ci saluteremo in questa stanza, quindi vediamo intanto cosa succede. Ma io ancora non riesco a capire. Non lo so dire se qualcuno di voi vede qualcosa. In questa immagine magari lo commenta se arrivate a questa parte del video. Ma sempre le solite cose. Ah, e qua le varie note che abbiamo trovato. Signori, dai, possiamo salutarci. Io per questo episodio. E se fallisse, niente, cancia travaglio. Signori, per questo episodio noi ci salutiamo qua. E noi ci vediamo nel prossimo episodio qui con Layers of Fear. Ciao, belle mie.